Si è svolto a Castrovillari, organizzato dalla Camera Minorile, un importante incontro che ha avuto come tema le adozioni internazionali, procedure, problematiche, prevenzione e lotta alla tratta dei minori. La Camera Minorile ha ritenuto necessario focalizzare l'attenzione sulle adozioni internazionali, in particolare sull'iter, sui costi, sui tempi, perché non si può non sottacere sul fatto che è comunque un fenomeno in continuo aumento. Sempre più famiglie ricorrono ad un'adozione internazionale. Il senso di questo convegno è sensibilizzare coloro che si trovano a operare con i minori in un contesto storico in cui il paese Italia, che è un paese che avendo tre lati di mare è esposto maggiormente rispetto ad altri paesi della comunità internazionale ai fenomeni dell'immigrazione clandestina, cui spesso sono connessi i fenomeni relativi ai reati di tratta, di trasferimento quindi illegali di persone, finalizzati spesso allo sfruttamento sessuale, alla commissione di attività illecite come spaccio di stupefacenti, accattonaggio, e anche connesso, abbiamo talora registrato il fenomeno relativo alle adozioni internazionali, alle adozioni illegali. La procedura di adozione internazionale è una procedura complessa e necessita quindi di attenzione, e soprattutto è necessario soffermarsi su quelli che sono degli aspetti connessi alle procedure di adozione internazionale che possono risultare a volte problematici, ovvero poco trasparenti. Ed è importante fare presente che a volte sfugge, io l'ho detto nel corso dell'intervento, e questo è importante che anche le coppie lo tengano presente, a volte sfugge forse che al centro vi è il minore e che comunque anche l'accesso alla procedura di adozione, che sì è vero può essere farraginosa, ma se lo è perché si tenta in tutti i modi di tutelare e di garantire il minore, allora forse questo potrà, potrà fare ritenere ai coniugi che comunque ritengono di essere vessati probabilmente dai controlli, dalle continue richieste di colloquio, a comprendere che tutto sommato se questo si fa per il minore.